sono particolarmente emozionata questa sera perché non si può non emozionarsi di fronte a tutto quello che hanno saputo trasmetterci i nostri bambini e i nostri ragazzi. E però permettetemi, sono anche veramente fiera di essere a dirigere questa scuola, una scuola che veramente sa fare tanto e sa adoperarsi per offrire il meglio. Questa mattina i ragazzi del Consiglio Comunale erano a pranzo con il sindaco e gli assessori e insieme al pranzo che è stato offerto dall'amministrazione a tantissimi anziani, 150 persone c'erano all'alberghiero e loro si sono comportati egregiamente, devo dire, con grande maturità e con grande responsabilità. Sono queste le qualità che mi toccano profondamente il cuore e questa sera ne abbiamo viste altrettanti. È la consapevolezza, è la responsabilità, è l'autonomia, è il sapere chi si è e tutto quello che si ha a disposizione per poter veramente costruire una vita. Questo è quello che mi tocca profondamente il cuore dei vostri figli, perché queste cose io in loro le vedo, le sento, le percepisco. E come le vedo io, le vedete anche voi e anche le persone che stanno intorno a loro. È per questo che mi emoziono così tanto. E vi ringrazio, perché mi reputo fortunata ad avere dei genitori che insieme a noi crescono dei ragazzi così. Davvero di cuore grazie per tutto quello che fate per i vostri figli insieme a noi. Io ringrazio... tutti gli insegnanti. Qui questa sera ci sono i docenti dell'indirizzo musicale, la professoressa Piccolo, ma in realtà dietro ce ne sono molti altri. Una rappresentanza è qui con noi questa sera, ma il mio particolare ringraziamento va alla professoressa Fiorello, che ha la professoressa come dire proprio la scuola tutti i giorni. Ancora buon Natale di cuore, che sia un Natale di pace, di serenità e di armonia, dal più profondo del mio cuore al vostro. Buona serata e buona continuazione.